Gentili telespettatori di granmichele.eu, siete collegati dallo stadio comunale di Lico di Eubea, stadio Franco Vassallo. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla gara di questo pomeriggio del campionato di seconda categoria, Girone E, provincia di Catania. Gran Michele Calcio contro Motta, la gara che seguiremo in diretta qui in esclusiva in live streaming su granmichele.eu e ASD Gran Michele Calcio, il nono impegno stagionale per i ragazzi di Gran Michele che affrontano il Motta in questa gara importante ai fini della stagione del Gran Michele. Come saprete, chi almeno ci ha seguito nelle scorse gare, il Gran Michele viene da un filotto negativo con 5 sconfitte consecutive in questo campionato di seconda categoria, che sicuramente non è iniziato al meglio, ma c'è voglia e i ragazzi lo hanno dimostrato in allenamento. Bisognerà però dimostrarlo oggi, voglia di invertire questo trend assolutamente negativo. Le squadre tra poco raggiungeranno il cerchio di centrocampo. L'avversario di oggi dunque è il Motta Calcio, formazione proveniente, come potete ben intuire, da Motta Sant'Anastasia. Formazione che in questo momento si trova in un momento abbastanza positivo in classifica, con il settimo posto al momento conseguito e soprattutto 4 risultati utili consecutivi prima di questa gara, 2 pareggi e 2 vittorie fuori casa, mentre la formazione allenata da Mister Santagati in questo momento è imbattuta, almeno in casa. Allora, diamo lettura delle formazioni che si affronteranno quest'oggi qui al comunale di Lico di Eubea. Il Gran Michele già in campo, aspettando l'arrivo dei suoi avversari, gara che inizierà con qualche minuto di ritardo. Gran Michele che giocherà con la maglia giallo-nera, la stessa indossata nell'ultimo match in casa contro la Massimiliana, perso proprio qui a Licodia per 3-1. Gran Michele che recupera tra i pali Alessio Laferla, protagonista della scorsa stagione di molte vittorie giallorosse con ben 7 gare interne, rete inviolata. Davanti a lui la difesa 3, quest'oggi l'esperimento del Gran Michele con i 3 centrali che saranno Manduca, il capitano Palma e Aquino. A seguire invece 4 centrocampisti con Modica e Occhipinti nella zona centrale del campo e Danilo Anfuso, neo acquisto di questa sessione di mercato, e Laferla che giocheranno invece sugli esterni. Le 2 punte saranno invece Murgo e Malaspina, ancora una volta precedute dal numero 10 Loris Anfuso sulla panchina del Gran Michele Calcio. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che c'è stato un avvicendamento, esonerato Mister Zammataro, recupera invece la panchina Mister Ivan Anfuso, allenatore ad interim di questa formazione. A disposizione per, possiamo ben dire, i ragazzi di Anfuso per questa domenica ci sarà il secondo portiere Silvani, poi Cannizzo, Tornello, lo stesso Anfuso nelle vesti di allenatore giocatore, Mammana, Occhipinti, Piccolo e soprattutto i 2 giovanissimi Morello e Cucuzza. Le squadre intanto raggiungono il cerchio di centrocampo, il Motta si presenta invece con un 4-5-1, quindi con molto contenimento nella fase di impostazione a centrocampo. Il portiere sarà Ronzivalle, davanti a lui i 4 difensori nell'ordine Bruno, Lacorte, Messina e Taibi. In centrocampo invece la disposizione appunto a 5 uomini con Ventimiglia, Galatà, Messina, Tinnirello e Di Mauro, Gentile invece nelle vesti di centrocampista offensivo alle spalle di Paone a completare dunque questo 11 titolare del Motta che veste la tradizionale maglia biancorossa a disposizione per Mister Santagati. Il numero 2 Santagati Francesco, numero 8 Santagati Fabrizio, poi Schembri, Bitanza, Catania, Lupica, Enas e Gian Greco. Il saluto tra le due formazioni, il Gran Michele Calcio e il Motta Calcio, questo pomeriggio in telecronaca Luciano Simbolo, per la parte tecnica invece Santo Sembene, che cura come sempre anche le riprese di questo incontro. Necessario vincere quest'oggi per il Gran Michele Calcio, ci vuole una scossa, ci vuole una reazione.
La sesta sconfitta consecutiva sarebbe un risultato abbastanza pesante per i giocatori giallo-neri per quest'oggi, che hanno bisogno comunque di una reazione e devono trovarla con la loro forza, con la loro motivazione, con la loro determinazione. Foto di rito intanto per la squadra ospite, il Gran Michele Calcio è già pronto ad attaccare da destra verso sinistra rispetto alla vostra postazione. Mettetevi comodi dunque, perché la partita sta per iniziare questa domenica. Ancora una volta l'insegna del Gran Michele Calcio. L'arbitro di oggi sarà il signor Bartolomeo Causarano della sezione di Ragusa. E dunque Motta a 7 punti, anzi 12 punti, chiedo scusa, settimo posto in classifica. Gran Michele Calcio con 4 punti e penultima posizione, vale a dire l'undicesima, preceduto solo dal Castel di Iudica, che ha vinto settimana scorsa lo scontro diretta. È iniziata intanto la gara con il Motta che va a giocare il primo pallone sulla destra con il controllo di Ventimiglia. La palla finisce subito in out, concessa dunque la rimessa laterale per il Gran Michele Calcio. La sponda di Malaspina, anche lui rientrato quest'oggi nei titolarissimi della formazione di Anfuso. Si scopre Aquino per recuperare questo pallone, che viene poi rilanciato senza troppa precisione in profondità. Lo lascia correre Bruno. Entra già subito uno stop da parte del direttore di gara per un problema occorso ad un giocatore del Gran Michele. Si tratta di Occhi Pinti, che ha preso un colpo e allora è pronto a riprendere. Si riprende proprio sulla rimessa del Motta, l'arbitro però fischia nuovamente, stavolta il fallo commesso a centrocampo. La punizione per i biancorossi del Motta Sant'Anastasia. Dunque, prima palla inattiva di questo match in favore della formazione ospite. Il fischio di Causarano, palla profonda che va a cercare l'area di rigore, c'è Aquino che mette fuori di testa, poi Occhi Pinti prova a domesticare il pallone, ci riesce, prova a partire lo sprint del Gran Michele con Murgo, rientra sul sinistro Murgo, si fa vedere anche affiancandolo Anfuso, che poi viene tra l'altro anche trattenuto. C'è calcio di punizione per il Gran Michele Calcio con Palma, capitano che ha il compito di prendere per mano questa formazione, trascinarla fuori da questo momento negativo. La sponda di Malaspina, palla nell'area del Motta, recupero ancora di Murgo, la finta, c'è Bruno su di lui a marcarlo, alla sponda corta Anfuso, palla tagliata, messa fuori dall'intervento in copertura del Motta. È stato Tinirello in questo caso. Ancora palla verso l'area di rigore della formazione etnea, che si rifugia in questa rimessa laterale. Palla messa giù in qualche modo secondo l'arbitro in maniera regolare, poi c'è un intervento scomposto a centrocampo, non ha potuto recuperare il pallone Tinnirello. Allora calcio di punizione ancora per il Gran Michele, che guadagna qualche metro rispetto alla precedente punizione. Motta che si deve difendere in questo calcio di punizione. Palma va verso la porta, la palla messa giù, non ci arriva Malaspina, c'è stato un contatto nel cuore dell'area di rigore, finto giù Murgo che lamentava anche una spinta, è arrivato però facile sul pallone il portiere ospite Ronzivalle, che adesso è anche pronto a rinviarlo con il destro, la palla che raggiunge il cerchio di centrocampo, il colpo di testa, palla che spiove in mezzo a due, non ci arriva nessuno, allora Paone la mette giù, la nasconde al tackle di Laferla, poi arriva buono il raddoppio da parte di Danilo Anfuso, neo innesto del centrocampo Gran Michelese. La pressione di Malaspina, la rimessa però è a favore della formazione del Motta. La palla in profondità, la spizza Pavone, non la prende nessuno, allora Palma può controllarla, poi ancora il muro di Pavone, la palla comunque rimane a favore dei gialloneri del Gran Michele.
Colpo di testa ancora di Malaspina, la palla che si impenna con Anfuso, prova a mettere in difficoltà Ventimiglia, rimessa ancora in favore degli ospiti. La palla in profondità, il colpo di testa di Anfuso che si alza ancora, prende il pallone, può partire Malaspina che manda via il suo avversario. Malaspina sulla sinistra, prova a rientrare col sinistro, il cambio di direzione, interessante la palla per Occhi Pinti. Prova a rinvenire su di lui Di Mauro che riesce a mettere una pezza, ancora però il Gran Michele a centrocampo che è partito con una certa motivazione. Il palleggio all'indietro in favore di Aquino che alza il pallone in profondità, buono il muro a centrocampo della formazione di casa, attenzione a questo scontro duro di Aquino a gamba tesa. È finito giù il giocatore Messina del Motta che si è lamentato subito del fallo ricevuto. E allora arrivano da bordo campo i soccorsi per il centrocampista della formazione mottese. Tutto questo quando già sono trascorsi i primi 5 minuti di questo match. La situazione di 0-0 tra Gran Michele e Motta al comunale di Lico di Eubea. Questa nona giornata del campionato di seconda categoria, ultima dell'anno solare 2018. Si riprenderà poi dopo la sosta natalizia, per così dire, direttamente nella seconda metà di gennaio, quindi lunga sosta quasi mensile. Ti vedo un buono, ti vedo un porno. Tanto attenzione perché Messina rimane ancora a bordo campo mentre c'è calcio di punizione in favore del Motta, la palla che spiove in profondità viene messa giù. Ancora il fischio dell'arbitro che stavolta concede una punizione potenzialmente pericolosa alla formazione etnea. Fallo preso in questo caso dal numero 10 Gentile. Allora, buona opportunità, sempre la palla ferma per il Motta. Il fischio di Causarano, barriera composta per il Gran Michele Calcio. Punizione verso la porta, la blocca, la ferla. Scalda in guantoni in due tempi. La prima parata di Alessio Laferla nel suo ritorno con la maglia giallo-rossa del Gran Michele Calcio, dove la breve parentesi in questa prima metà di stagione, entrando per la partita Paone, lo contiene Banduca. Il Gran Michele sotto pressione a centrocampo, l'intervento sull'altro dei Laferla, Daniele. Allontaniamo la palla! Lasciala! La punizione per Palma che preferisce mettere la palla a terra. Dicevamo di Alessio Laferla che ritorna tra i pali del Gran Michele Calcio dopo la parentesi al Mazzarrone. Tanto la sponda di Malaspina prova a liberarsi, Murgo che commette fallo a ridosso dell'area piccola della porta difesa da Ronzivalle. La punizione in favore dell'estremo difensore del Motta e sbroglia così questa situazione di pressione, ripartendo anch'egli da palla a terra. La rimessa lunga di Ronzivalle, Anfuso ribatte il pallone nella metà campo avversaria, arriva Murgo ad aiutarlo, la pressione di Di Mauro, prova a liberare il traversone, Murgo bella la palla per Malaspina, il controllo così così di La Corte, palla messa fuori, Ciocchi Pinti da fuori, la controlla, poi rischia però di perdere la possibilità per il Motta di ripartire, buono il raddoppio di Palma a favore di Occhi Pinti, palla ancora per Malaspina, la sponda è imprecisa e allora i biancorossi possono stendersi sulla destra, possibile partenza per Ventimiglia, poi il lancio lungo in profondità da parte di Pinnirello, la controlla al limite dell'area di rigore
Alessio Laferla. Adesso il rinvio angolato ma profondo da parte di Laferla a cercare proprio il fratello Daniele, quest'oggi schierato nel ruolo di esterno sinistro, e qui va a prendere un interessante calcio di punizione il centrocampista quest'oggi naturalizzato del Gran Michele Calcio, e a differenza delle prime 8 partite della stagione, complice anche il cambio in panchina, si presenta con una difesa a 3, un centrocampo a 5 a supporto delle due punte. È pronto Palma a sinistro, palla verso il secondo palo, molto lunga per Malaspina, che è più propenso tra i saltatori del Gran Michele ad andare verso la porta, ma il pallone invece va direzione totalmente opposta a centrocampo. Rimessa giallo-nera con la palla a servire Malaspina, che prova ancora a liberarsi, stavolta l'ultimo tocco è il suo, si allontana mestamente il giocatore giallo-nero che ha capito appunto di aver sporcato per ultimo questo pallone. Rimesso in campo dai giocatori del Motta, buona però la difesa di Aquino, Malaspina stavolta si fa vedere a raccogliere il pallone, poi prova a girarlo per Occhivinti, è buono il suggerimento, sale ancora Anfuso che allarga il pallone troppo forte sulla sinistra Modica, stavolta non si intende con la Ferla. Rimessa allora biancorossa, in due sul pallone, anche in tre, lo insegue alla fine Manduca, la pressione di Paone, poi c'è ancora Gentile che prova a liberarsi per il Motta, è buono e solido l'intervento di Anfuso a centrocampo, prova a correre anche Occhipinti, pallone scortato dal Motta che prova anche a metterlo in avanti, ancora Gentile, la domestica, si gira con la pressione di Anfuso che ritarda l'azione, poi c'è anche un tiro che viene liberato da Galatà dalla lunga distanza, palla completamente fuori dallo specchio. La prima conclusione in porta del Motta arriva dopo 11 minuti, il Gran Michele che invece nei primi 5 ha avuto solamente una mezza occasione da gol con un pallone crossato verso l'area del portiere avversario su cui non è arrivato però nessuno. Arriva invece il fallo in favore del Gran Michele Calcio a centrocampo in occasione del rinvio di Laferla. Il gioco già ripreso con Modica che scambia corto con Palma, sulla sinistra la palla imprecisa a cercare Laferla che comunque ringrazia il compagno per la giocata. Rimessa laterale di Tinnirello con la palla che si impenna, buono lo stacco di Palma, è partito bene Murgo, è buona la sponda anche per Malaspina che prova a allargarsi sulla sinistra, sta arrivando la marcatura di Ventimiglia. Allora rimessa biancorossa, non ha trovato qui la concentrazione Daniele Malaspina, intanto chiede il fallo Anfuso sull'intervento di Gentile, convalida il signor Causarano, allora la punizione giallo-nera con Palma che viene fatto arretrare da Causarano, e arretra anche di un buon metro Palma. Un metro di cambio. Adesso si può riprendere. Palma cerca la profondità, la palla non è lunghissima, non ci arrivano nessuno dei due Anfuso in campo, la ministra Bruno che alla fine opta per farla scorrere in rimessa laterale a proprio favore. Con molta calma i giocatori del Motta a riprendere il gioco, queste prime battute. Gentile, sponda buona sulla sinistra, palla poi in profondità su cui interviene Aquino, prova a liberarsi intanto Ventimiglia, la palla sulla destra, ancora il lancio lungo, non si intendono i giocatori del Motta, l'arbitro però vede una spinta forse eccessiva su Manduca, arbitraggio abbastanza fiscale in questo momento del signor Causarano, arbitro lo ricordiamo della sezione di Ragusa, prima direzione stagionale per le partite del Gran Michele Calcio.
Sul pallone c'è Lorenzo Gentile per il Motta. Prova a chiamare i suoi saltatori, la palla dentro, il colpo di testa a spizzarla da parte di Aquino. Poi Malaspina, si addormenta un attimo il centrocampo del Motta, ne approfitta Malaspina che scende lungo linea a giocare questo pallone rischioso. Palma, palla persa, potrebbe lanciare Tinnirello, prova a girarsi. Paone. Il fallo è di Modica, secondo l'interpretazione di Causarano, altro fischio contro i giocatori del Gran Michele Calcio. Altro calcio di punizione, ancora pericoloso per il Motta, situazione che arriva al minuto 14 di questa partita, nonché di questo primo tempo, situazione ancora a reti inviolate tra Gran Michele Calcio e Motta, per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento. Ancora il numero 10 Gentile sul pallone per la formazione mottese, barriera compatta per il Gran Michele, prova a allungarla, a disturbarla anche Messina. Gentile, palla che gira, ma facile per la Ferla, che si sposta tranquillamente sulla linea di porta, cerca di andare con rinvio veloce, poi deve ritardare il rinvio dalla retrovia del Motta. La Corte chiama i suoi compagni a scendere, arriva bene la copertura di testa da parte di Tinnirello, mentre intanto la palla sulla destra a cercare la Ferla, lo scambio con Manduca sotto pressione, arriva l'errore alla fine, recupero di Ventimiglia che lascia sul posto Murgo, quindi il lancio di prima intenzione da parte di Galatà. Palma, controllo regolare al limite dell'area, mentre intanto si libera Anfuso. C'è anche l'arbitro in mezzo, ma alla fine il pallone arriva bene a Modica che alza lo sguardo, va a cercare Malaspina, il controllo del numero 11 che sulla destra va per Occhipinti, il traversone tagliato, diventa un tiro, la riesce a controllare Ronzivalle almeno con lo sguardo, con il pensiero, il pallone si accomoda sul fondo. La palla tagliata di Occhipinti ha rischiato di impensierire il portiere del Motta sul secondo palo. Ed è pronta a rinvio l'estremo difensore catanese, non ci arriva però Galatà a centrocampo. Allora Occhipinti, buon suggerimento sulla sinistra, parte la Ferla, lanciato in profondità, lo rimonta Ventimiglia e recupero efficace dello stesso numero 7 del Motta, che poi non trova suggerimenti sul lancio lungo. Palma, Anfuso non la controlla benissimo, costringe Aquino a un intervento immediato sul pallone, di nuovo Danilo Anfuso, scende sulla sinistra Manduca, palla dentro, spizzata, è buono il lancio, la tocca per ultimo la Corte, ma la Spina può girarla, palla dentro, troppo corta per Murgo e quindi il rinvio in profondità, l'aggancio di Gentile, partita che si è improvvisamente accesa qui al comunale di Lico di Eubea, in due sulla palla, buono il recupero ancora però del Motta che spinge a centrocampo e ha la meglio, la palla verso Pavone, poi c'è un contatto, attenzione perché arriva il primo cartellino giallo, il fallo su Tinnirello, l'ammonizione è per Anfuso, Danilo Anfuso, maglia numero 8 del Gran Michele Calcio, ammonito al 17° minuto, intervento duro che comunque meritava il cartellino giallo perché ha fermato la ripartenza della formazione ospite. E buona punizione per il Motta, è rimasto solo Ronzivalle nella metà campo del Motta, è dato palla dentro, attenzione che si libera, la palla verso la porta, ancora una volta la Ferla con molta calma va ad anticipare un po' tutti. Invio che sembra quasi calibrato tra i due fratelli, si parte sulla sinistra la Ferla che si lascia ancora recuperare da Ventimiglia, che per adesso è un cliente abbastanza scomodo sull'esterno, palla poi in tribuna e l'arbitro però che ha visto fallo nell'occasione del contatto tra Ventimiglia e la Ferla. Buono calcio di punizione per il Gran Michele Calcio, mentre i difensori che restano, resta solo Manduca che chiama forse Modica a rientrare. Leo,
Intanto Modica, palla dentro che gira sul secondo palo, l'uscita di Ronzivalle che però vanifica il tutto, perché in ogni caso sarebbe stato fuori gioco da parte di Palma, che era andato a saltare sul secondo palo. Questa è la chiamata del signor Causarano. Allora, punizione in favore del Motta. Entrambe le squadre in questo momento stanno controllando il match senza che nessuna riesca a prevalere sull'altra. Si può riprendere dalla palla a terra di Antonino Ronzivalle, rinvio a Campanile che spiove a centrocampo, in due a saltare per il Gran Michele, bravo Anfuso a giocarla su Occhi Pinti, che poi con questo no look non trova il pallone. Non si intendono per la verità neanche i giocatori del Motta, la rimessa va al Gran Michele con Occhi Pinti. È buona la sponda di Malaspina, Anfuso parte, il pallone in profondità per Murgo che poi scivola, toccato forse da Ventimiglia, anzi da Messina, chiedo scusa. Lamenta infatti la spinta Murgo che era partito, poi è gespicato, si riprende ancora con Malaspina, palla verso l'area di rigore, diventa un tiro, la abbraccia strettamente Ronzivalle che blocca senza problemi, pallone telefonato alla fine, quello che è venuto fuori dal sinistro di Daniele Malaspina. Ancora un rinvio in profondità, stavolta a palla libera, a centrocampo sbraccia Anfuso, che stavolta il fallo lo ha preso, quindi punizione in favore del centrocampo del Gran Michele Calcio. Distanza che però non viene rispettata, ma Causarano dice che bisogna aspettare il suo fischio. Arrivato in questa sessione di mercato il centrocampista Danilo Anfuso insieme al fratello Ivan che siede sulla panchina giallorossa. Intanto la palla per Palma che manca l'aggancio su questo colpo di testa, una palla che non è stata toccata da nessuno, mentre Causarano continua il suo dialogo con Murgo, ma alla fine si riprende da rimessa dal fondo. Tutto questo al 21esimo, quindi la prima metà di questo primo tempo volge allo scadere. E fallo! L'arbitro col fischietto in bocca, alla fine il fallo lo concede dopo un po' di titubanza. E altra palla a centrocampo per il Gran Michele Calcio con Tony Palma, che è pronto ad andare su questo calcio di punizione a centrocampo. Palla di Palma, l'uscita di Ronzivalle che con grande sicurezza si fa strada tra i suoi giocatori e i locali del Gran Michele, alla fine prende il pallone in un intervento sicuramente ostacolato anche dal sole che batte proprio contro la porta del Motta in questo primo tempo. Anduca di testa, l'appoggio in favore di Anfuso, lo scambio tra i due giocatori, 2001, intervento di gamba tesa fischiato ai danni di Santo Di Mauro per il Motta. Lasciala Danilo, lasciala! Oh! Mentre intanto qualche scaramuccia a centrocampo tra Gentile e Palma. Gentile del Motta, Palma del Gran Michele Calcio. Non è stata rispettata la distanza, adesso prova invece a far rispettare i due giocatori Causarano. Si perde però quasi mezzo minuto abbondante in questa circostanza. Allora al sinistro di Palma, ancora palla verso l'area del Motta, altra uscita di Ronzivalle che stavolta la perde, il controllo di Laferla e poi Ronzivalle con i piedi, non è finita l'azione giallonera, il cross di Laferla sul primo palo da dimenticare, la gestione di Laferla comunque caricato dal pubblico di fede giallorossa che inizia ad arrivare qui a Licodia con un po' di ritardo. Anche che ci vengono da tutto corca, è giusto. Ronzivalle con molta calma nel frattempo nel riprendere il gioco da rimessa dal fondo. Un po' disordinato lo schieramento del Motta, soprattutto in mezzo al campo. Palla che spiove su Anfuso, il controllo però è di Mauro.
Buona ancora la palla in favore del Gran Michele Calcio con Malaspina, la finta di Malaspina che si gira, lascia ancora sul posto Di Mauro, poi cambia direzione, buono il suggerimento per Modica che mette giù il pallone, Modica prova a allargare, buona la palla per la Ferla, buona gestione del Gran Michele, parte il pallone tagliato e messo fuori dalla Corte. Insiste però ancora il Gran Michele Calcio, Modica non riesce stavolta a gestirla, possesso sempre giallo-nero, poi intervento su Modica che è stato pestato. Punizione, scusate, quando hai una regia giallo-nera. Indicazioni anche per il nuovo tecnico giallo-nera, giallo-nero Ivan Anfuso. Mentre intanto la punizione va sui piedi di Daniela Ferla, giusto ricordare ai telespettatori che ci seguono che il giocatore forse più di esperienza di questa formazione, Massimo Zammataro, è stato tesserato in questa sessione di mercato conclusa proprio ieri al Mazzarrone, quindi Gran Michele si affida alle punizioni stavolta di La Ferla, palla che gira sul secondo palo, Ronzi Valle senza troppa facilità, La Ferla non è andato sicuramente verso la porta, la palla però girava in maniera interessante, non si è proposto nessuno. Allora Bruno lancia in profondità, è finito giù Palma, la spinta di Pavone nell'interpretazione del signor Causarano che sta fischiando parecchio, quindi gioco molto frammentato in questi primi 25 minuti che se ne sono andati, 0-0 tra Gran Michele e Motta, mentre la palla di Manduca diventa forse buona per Murgo che parte troppo tardi, è già ripartito sulla destra il Motta, la palla di Ettaibi che spiove a centrocampo, attenzione perché si libera molto bene, palla in tribuna direttamente Di Mauro sotto la nostra postazione, rimessa laterale per i gialloneri, il Gran Michele Calcio, Modica pressato da dietro, finisce giù Modica sulla spinta di Ventimiglia. Ventimiglia ritarda ancora una volta la punizione giallonera. Manduca in profondità, si fa vedere la Ferla, è buona la sponda, palla però ancora al limite, Murgo prova a aggiustarsela in mezzo a tre, triplicata la marcatura, poi prende un colpo al basso ventre il centrocampista del Motta Ventimiglia. Sangomi! Si riprende dalla rimessa laterale dopo il breve infortunio corso a Ventimiglia che sembra però in condizioni di riprendere. Colpo purtroppo abbastanza basso per lui. Tanto Malaspina da fuori, prova a girarla Anfuso! Alle stelle dopo questo intervento, rimessa comunque in favore del Motta, ci ha provato Anfuso dai 20 metri ma la sua girata si è spenta notevolmente alta, il rinvio di Ronzivalle, la colpo in testa di Anfuso a centrocampo. Ancora la palla di prima intenzione di Modica, la schiaccia la Corte, quindi Galatà ricomincia con questo disimpegno dalle parti di Bruno. Sinistro a cercare Paone, anticipato nettamente da Manduca, quindi Malaspina, colpetto, prende una carica alle spalle da parte di La Corte e quindi calcio di punizione con la Gran Michele Calcio che può portare avanti il suo baricentro. Chiedono stavolta di arretrare i giocatori del Motta anche dalla panchina. Distanza che ancora una volta non viene però immediatamente rispettata. Modica va a chiamare la distanza
Quindi altra lunga interruzione per questo calcio di punizione che porta direttamente al 28esimo minuto di gara. Nella barriera intanto del Motta vanno in due. Modica intanto cerca di attendere la porta, palla che spiove ancora una volta tra le braccia di Ronzi Valle, che per il momento sta bloccando tutte le punizioni recapitate dai centrocampisti gialloneri. Nessuno ancora ha cercato la porta da calcio piazzato per i giocatori di Anfuso. Tanto ingarbugliata la manovra del Motta a centrocampo, costretto a defluire sulla destra dove prova a salire Etaibi. Il controllo di pallone giudicato regolare, allora Gentile sul destro si stoppa, prova a liberarsi per calciare, la conclusione non è impegnativa per la Ferla, è pronto a rimettere il pallone in gioco, ha cercato un attimo la soluzione veloce, la Ferla alla fine si accontenta di tenere palla a terra. Dunque rinvio dal fondo, centrocampo, un'altra spinta da parte di Paone, quindi punizione giallonera. Oh, ma ne abbiamo uno, già due salati. Voglio che tagli le labbra. Ancora una volta si vuole arretrare secondo le indicazioni di Causarano. Occhi Pinti, raddoppio di marcature di Mauro. Occhi Pinti riesce però con un tunnel a cavarsela, poi arriva anche Gentile e alla fine il fallo è commesso dai giocatori del Gran Michele Calcio. Punizione in favore dei biancorossi del Motta, che possono ripartire da questa palla a terra. Gara senza particolari occasioni in questa prima mezz'ora, a tratti anche abbastanza vivace. Galatà costretto ad arretrare, a ricominciare la corte, arriva il pressing di Murgo, la corte in qualche modo, palla regalata al centrocampo giallo-nero con Anfuso che va sulla destra dalla Ferla, palla difficile, arretra di nuovo Paone, il muro di Modica, arriva anche la fisicità di Malaspina a dare una mano al centrocampo giallo-nero. Anfuso si spinge nello stretto, la chiama Modica, prende però calcio di punizione per un fallo ai suoi danni Loris Anfuso. Causarano fischia tanto, finora però le interpretazioni sembrano essere, seppur un po' fiscali, abbastanza corrette. Punizione che anche stavolta probabilmente verrà battuta di seconda intenzione da parte di Murgo. Palla però che va in porta, stavolta Ronzivalle deve fare uno sforzo in più rispetto ad altre punizioni, però continua ancora il trend visto fin qui nelle punizioni del Gran Michele, cioè che la palla finisce direttamente tra le braccia del portiere ospite. Ronzivalle fin qui praticamente impeccabile in questi palloni molto telefonati. Palla battuta in movimento, palma, effetto sorpresa che però svanisce, il Motta recupera il pallone, può amministrarlo portandolo ancora nella propria metà campo. Sulla destra di prima intenzione Taibi si gira ancora bene, Ventimiglia che prova lo scatto, va via la scivola della Ferla, Ventimiglia sulla destra, pericoloso, grande difesa di Manduca e grande ripartenza perché c'è la Ferla, l'1-2 con Modica che poi sulla destra riesce con personalità a dare il pallone a Vincenzo Occhi Pinti. Altra palla per Malaspina di prima intenzione per Occhi Pinti, l'1-2 impreciso da parte di Malaspina, ma insiste ancora Anfuso a ricacciare il pallone verso l'area avversaria. In qualche modo Galatà, ma c'è ancora il Gran Michele. Bella l'apertura stavolta per Murgo che può controllare, prova a alzare lo sguardo, arriva Malaspina da fuori, salta l'uomo, poi il blocco della difesa e del centrocampo del Motta che riprovano a ripartire senza successo. Buona la finta di Occhi Pinti, si smarca sulla destra Murgo, quindi il pallone per Anfuso, palla tagliata, il cross è buono, sono in due e la Ferla non riesce a inserirsi né lui e né Malaspina.
Donna Dani! Buona questa occasione al 33esimo del Gran Michele Calcio, primo vero sussulto offensivo della manovra giallonera. Non è arrivata però la deviazione a rete decisiva né da parte di Malaspina né da parte di Laferla, e rinvio di Ronzivalle. Aquino, pallone che viene recuperato da Ventimiglia e quindi sulla fascia Youssef. Non gli dare mai il culo! Fa destra a Pavone, riesce a dribblare su Laferla, intervento forse al limite, ma si gioca. Muro sul pallone di Tinirello, ma la spina è tutto solo, prova a liberarsi, riesce ad andare via Messina e poi in qualche modo Galatà, centrocampo del Motta che adesso prova a salire, addomestica il pallone Pavone, sono in tre a circondarlo, poi Palma riesce ad andare via, va via Palma ancora sulla sinistra, si spinge il difensore giallo-nero, gradito comunque, incoraggiato il suo sprint, non premiato però dal campo che ha lasciato veramente poco spazio per questa partenza. Intanto giù entrambi numero 7, la Ferla per il Gran Michele, Ventimiglia per il Motta. Vediamo se che tocca il più caldo. Punizione bianco-rossa in favore degli ospiti del Motta. Casalano però molto fiscale nel far rispettare i punti, in cui è stato commesso il fallo. Ancora e Taibi, la palla giocata all'indietro su Messina nella difesa del Motta. Ora Youssef e Taibi, il muro però di Modica costringe il Motta a ricominciare con l'errore, sbaglia anche Anfuso, a vuoto il raddoppio di Modica, allora palla dentro a cercare Pavone, c'è l'uscita di Laferla, grande la risposta di Laferla. Non è finita però, insiste ancora l'azione del Motta, si gira bene Pavone che è un po' isolato, al limite dell'area di rigore, si appende Manduca, arriva la scivola della Ferla, viene fuori in qualche modo il Gran Michele, insiste però il Motta, Ventimiglia non riesce a far filtrare il pallone, ci pensa poi Modica a sbrogliare questa situazione. Ancora il Motta e Taibi, palla profonda, l'uscita di Laferla, vuoto stavolta però, controllo impossibile, ma palla tenuta in campo per l'attacco biancorosso, palla dentro, occhi pinti, ancora lì il pallone, solo tre tocchi necessari per toglierlo via, e Malaspina dall'altro lato per ribaltare il fronte, mette il fisico Malaspina che prova sulla sinistra a liberarsi, se ne va Malaspina, grande spunto sulla sinistra, ancora Malaspina che spinge davanti l'attacco giallo-nero verso la bandierina, la sterzata, il cross e calcio d'angolo di Daniele Malaspina, e questo è quello che vogliamo vedere in campo per i giocatori del Gran Michele Calcio, un po' di carattere lo mette in campo Daniele Malaspina, calcio d'angolo per i gialloneri che hanno ribaltato in questo momento la situazione molto pericolosa. Grande intervento di Laferla, comunque da sottolineare il salvataggio decisivo sull'inserimento di Pavone, lanciato a rete dai suoi attaccanti, gara che torna vibrante, il cross di Murgo, la palla sul secondo palo, non ci arriva Aquino a staccare, mancato il colpo di testa da parte del centrale giallo-nero. Angelo, ci stavi mancando. Grande sponda di Malaspina che non ha trovato suggerimenti dentro l'area di rigore. Squadre che si sono allungate da una parte e dall'altra, vivacizzando in questo frangente la gara. Ma c'è il rinvio di Ronzivalle. Tutto questo al 37esimo del primo tempo, ma la situazione rimane ancora stabile sullo 0-0. Mentre intanto Palma di testa offre un pallone a Ventimiglia, stavolta gli passa davanti la Perla che protegge il pallone e guadagna il calcio di punizione. Ha già fatto ripartire Palma. Modica tallonato da Tinnirello. Modica e altro fischio dell'arbitro. E altra punizione per il Gran Michele che approfitta di questi calci di punizione. Palma, stavolta la Ferla tallonato da Ventimiglia che poi tocca il pallone in out, quindi rimessa verso l'area del Motta, palla spizzata da Malaspina, non arriva nessuno se non Messina a mettere fuori per il Motta, poi Modica, bravo sul pressing per Gentile,
La rimessa però è bianco-rossa. La spizza male stavolta Murgo questa palla in due tempi. Galata prova a far partire sulla sinistra Di Mauro per il Motta. Spazza senza troppi problemi Vincenzo Aquino. Troppi pinti in mezzo a due. Fallo di Ventimiglia. Cartellino giallo da parte di Causarano che ammonisce anche il primo giocatore del Motta al 39esimo minuto. Cristian Ventimiglia finisce nell'elenco degli ammoniti andando a affiancare Danilo Anfuso, ammonito invece del gran Michele Calcio. Causarano è stato abbastanza chiaro nei confronti di Ventimiglia, ha visto una trattenuta ai danni di Modica e per questo ha deciso di estrarre il giallo. Mentre Palma col sinistro va ancora verso il secondo palo, c'è un colpo di testa tentato da Anfuso che non trova la deviazione voluta da parte degli avversari. Allora rimessa dal fondo per Ronzivalle del Motta Calcio. Situazione di perfetta parità, 5 minuti più eventuale recupero dalla fine del primo tempo. Aquino, di prima intenzione Di Mauro, Manduca di testa, mette in difficoltà la Ferla che poi con grande tranquillità riesce a intervenire al limite dell'area di rigore, allontanando le possibili offensive di Pavone. La Ferla stavolta si arrampica sulla schiena di Ventimiglia. Punizione in favore dei biancorossi. Non è manco fallo, non è manco fallo e poi un giallo. Centrocampo intanto qualche problema per la Ferla. Tanto Messina e la corte sul pallone del Motta per questo calcio di punizione. Palla esattamente a centrocampo. Profondità la corte. Al volo Palma, intervento rischioso ma efficace, poi sbroglia Modica questo lungo lancio, prova a imporsi la spina col petto, anzi con la spalla elegante Messina, la gira a vuoto però Bruno, palleggio ancora a centrocampo il Motta, interrotto però dall'arrivo di Occhipinti, Anfuso scarica bene su Palma che poi prova a partire anche in mezzo a due, sempre col solito carisma Palma, poi Aquino però sotto pressione stavolta. Leggerezza però di Ventimiglia, mala spina, si fa togliere il pallone ma c'è ancora Anfuso e quindi il velo di Occhipinti a favore di Murgo che arretra un po' troppo, prova a scaricare comunque su Occhipinti e ancora qualche problema sulla ripartenza giallonera mentre andando in Lugia Aquino, poi duro l'intervento su Galata nel centrocampo del Motta, rimane a terra Galata. Ha richiesto anche l'intervento in campo. Si è già rialzato però il giocatore coinvolto del Motta Calcio. Che te manca la nevagginella, te manca. Te manca la nevagginella. Non so sbagliare, non mi sull'acqua. Oh, tu non sbagli. Tanto 43esimo minuto. Le panchine si fermano da una parte e dall'altra. Fair play però intanto tra i giocatori coinvolti in questo scontro di gioco. Meno di due minuti alla fine del primo tempo. Galata si accomoda temporaneamente fuori per questa interruzione. Arbitro tempo, arbitro!
Dunque Motta che giocherà probabilmente quest'ultimo minuto del primo tempo almeno in 10. L'ultima mattina, quando fu 15 giorni fa, c'è una mandata. Si ricompone la formazione etnea con Ventimiglia che però è tutto solo sulla destra. Alzate Kira! La punizione verso l'area del Gran Michele. Con sicurezza Palma, attenzione a Malaspina che potrebbe ribaltare e approfittare della temporanea superiorità numerica. La Ferla sulla sinistra si gira tardivamente. Gran Michele spreca questa opportunità di superiorità perché rientra in campo il numero 6 Galata del Motta. Allora si libera Gentile per la formazione ospite. Sulla destra intanto Ventimiglia con la pressione di La Ferla. Cross murato ancora dall'esterno giallo-nero, poi palla verso l'area di rigore. Sono due minuti di recupero per questo primo tempo concessi da Causarano, quindi siamo in dirittura d'arrivo, ma persiste comunque la situazione d'attacco in favore del Motta con il calcio d'angolo di cui si incarica il numero 10 Gentile. A ridosso dell'area piccola, solo difensori gialloneri, mentre palla al primo palo, non ci arriva La Ferla, sbuca sul secondo palo la clamorosa occasione del Motta. Dovrebbe essere stato il numero 5 La Corte che è sbucato alle spalle di tutti. Dunque situazione sicuramente più pericolosa per il Motta in questo primo dei due minuti di recupero concessi da Causarano per questo primo tempo. Alla Spina riesce a dare un pallone abbastanza sporco a Murgo. Sulla destra si propone anche Occhi Pinti. Arriva Murgo, Occhi Pinti sbaglia la giocata, permette al Motta almeno di rifugiarsi in questo lungo rinvio. Aquino, pallone che è in campo, sbraccia Galata, Murgo nel sandwich, prende calcio di punizione. Ingenuità in questo caso di Galata e Messina nello schiacciare Murgo e dare questo calcio di punizione per il Gran Michele Calcio. Potrebbe essere l'ultima opportunità per i giocatori gialloneri. Intanto va a Murgo, palla tagliata, messa fuori dall'intervento di Messina, poi Palma prova a tenerla lì al limite, lancio nella zona di Aquino, arriva la pressione di Paone, Aquino la ributta in avanti. Prova ad andare Malaspina, tallonato da Messina che era intervenuto anche duro, però fuori gioco. Sara, non c'è niente, perché mettiamo 6 gol, per favore. E dunque è spezzata questa probabilmente ultima opportunità per il Gran Michele Calcio dall'intervento di Bartolomeo Causarano, l'arbitro di oggi. Probabilmente sulla punizione di Ronzivalle si concluderà anche il primo tempo. Ecco il rinvio di Ronzivalle ed ecco che arriva il fischio del signor Causarano. Squadre a riposo sullo 0-0. Questa è la situazione al termine dei primi 45 minuti tra Gran Michele e Motta. Partita a reti ancora inviolate. Ci fermiamo. Appuntamento a tra poco con la diretta sempre qui da Licodia del secondo tempo. Di nuovo collegati amici di granmichele.eu dallo stadio comunale di Licodia Eubea. Sempre Luciano Simbolo in telecronaca, Santo Sembene per la parte tecnica e per le riprese di questo match. Le squadre stanno tornando in campo per il secondo tempo della sfida tra Gran Michele Calcio e Motta Calcio, formazione ospite proveniente da Motta Sant'Anastasia. Punteggio al termine dei primi 45 minuti fermo sullo 0-0. E dunque
le gare del pomeriggio per questa nona giornata del campionato di seconda categoria che si stanno disputando in contemporanea sono le seguenti: Atletico Santa Croce, Piano Tavola, San Paolo Solarino contro Gamesport Ragusa, poi Atletico Mascalucia e Pachino e Campanarazzu Castel di Judica, mentre si è giocata ieri la sfida, lo scontro diretto tra il Pedara e la Massimiliana in casa del Pedara, conclusosi per 0-0. E dunque Pedara che in questo momento mantiene temporaneamente la vetta della classifica di questo girone della seconda categoria. Tutto pronto intanto per l'inizio del secondo tempo. E si riprende a giocare con il possesso palla il primo di questo secondo tempo del Gran Michele. Subito perso però per il recupero pronto da parte della retrovia del Motta. Anfuso, buona la sponda per Murgo. Intervento di Youssef Taibi per il Motta. Intanto l'arbitro ha dato regola al vantaggio, Aquino in difficoltà riesce a sbrogliare con il pallone colpito praticamente con la punta dello scarpino. Ha provato ad allargare per Modica. E intanto rimessa a centrocampo per il Motta con i giocatori del Gran Michele che la mettono fuori. Disimpegno da parte di Anfuso. E allora Aquino sulla sinistra, Manduca, il pallone in profondità, di testa facile ancora, pallone domesticato da Etaibi. Poi il secondo controllo invece non è dei migliori, allora rimessa tra la centrocampo per Marco Manduca, ancora Youssef Etaibi per la retroguardia del Motta. Rimessa offensiva per il Gran Michele con Murgo che finisce giù e l'arbitro fischia punizione. Anche all'inizio di questo secondo tempo il gioco si preannuncia abbastanza frammentato con l'arbitro Causerano che sicuramente non predilige il gioco mastino, fisico o come direbbe qualcuno all'inglese. E allora punizione per il Gran Michele Calcio sul sinistro di Tony Palma e viene lasciato solamente Paone a difendere la barriera del Motta. Palma, palla strozzata, Galatà sulla schiena, ancora Palma che si impone, mette giù il pallone, mentre poi il fallo in favore del Gran Michele Calcio. Il fallo commesso al limite dell'area di rigore per uno dei difensori del Motta che è andato a toccare il pallone con un braccio troppo largo rispetto al corpo. Questo è il motivo della punizione concessa al Gran Michele Calcio. Questa sarebbe una buona mattonella, o per meglio dire sarebbe stata una buona mattonella per Zammataro, Massimo Zammataro, fino alla scorsa settimana nell'organico del Gran Michele Calcio. Allora sul pallone c'è Danilo Anfuso, c'è Palma, soprattutto c'è Daniele Laferla che va con il destro direttamente sulla barriera, poi ci riprova al volo Laferla e la palla Daniele Laferla, la sblocca lui di seconda intenzione, 1-0 e il Gran Michele Calcio in vantaggio al minuto 3 del secondo tempo. È un gol liberatorio per tutto il pubblico giallonero e per Daniele Laferla, seconda rete stagionale, la seconda consecutiva. Sbagliato la punizione ma non sbaglia sulla ribattuta a rete il numero 7 giallonero. E il Gran Michele dopo 5 giornate
sotto l'entusiasmo del pubblico, passa a condurre una partita. Di Mauro. Il pallone impreciso che si alza a campanile, dall'altra parte potrebbe arrivare Tinnirello, la girata però di Modica. Attenzione perché Anfuso potrebbe lanciare in profondità per Malaspina, che prova a mettere giù il pallone. Alla fine il controllo non è dei migliori per l'attaccante giallo-nero. E poi la Ferla che si è spostata a sinistra, anticipare direttamente su Ventimiglia. Rimessa bianco-rossa, il destro raso terra di Daniele La Ferla ha sbloccato questa gara. Gentili telespettatrici e telespettatori di GranMichele.eu, Gran Michele 1, Motta 0 all'inizio di questo secondo tempo, seconda rete stagionale per Daniele La Ferla dopo il rigore trasformato in quel di Castel di Judica domenica scorsa. Intanto l'arbitro chiede che rientri in campo un pallone regolamentare, arriva direttamente dalla panchina. Piccola interruzione di cui fa beneficio la retroguardia granmichelese per sistemarsi in virtù di questo calcio di punizione. E tanto Gentile per il Motta sul calcio di punizione, il destro di Gentile, la palla messa fuori di prima intenzione da Anfuso, sbaglia poi Galatà, non può arrivarci Messina per il Motta. Gran Michele che amministra nuovamente da rimessa dal fondo. Redato ritorna il miglior pallone a disposizione per giocare questo match e ritorna sempre in favore del Gran Michele Calcio in questo sesto minuto della ripresa, 51esimo nel totale di gare. Beneficio della sponda Malaspina a centrocampo, per l'arbitro si gioca nonostante il colpo evidente preso da Malaspina. Manduca si disinteressa del pallone favorendo l'ingresso di Gentile che accelera in area di rigore. Gentile riesce a sterzare, calcia però murato da Palma. La Perla poi ancora senza fallo, l'arbitro fa giocare in favore del Motta. Sulla sinistra Bruno, la palla in profondità al limite di Mauro, potrebbe crossarla, si ferma, lo aspetta Aquino, lo aspetta anche Occhipinti, palla dentro, Anfuso ribatte, è l'uscita del Gran Michele sulla destra con Murgo, bello il pallone per Malaspina, palla lunghissima, controllata facilmente da Ronzivalle, incoraggia il modesto pubblico giallo-nero, mentre il Motta si rimette in avanti a cercare il pareggio. Adesso sta lasciando giocare di più Causarano, tentando Pestone ai danni di Malaspina, fallo probabilmente commesso dalla corte, si continua a giocare. Viene anticipato Aquino che è l'ultimo a toccare, già rimesso il Motta con Paone, grande recupero però di Palma a sbloccare questa situazione. E mica tanto perché la recupera anche Galatà per il Motta. Gentile pensa al tiro, va sulla destra, è buono l'1-2. Attenzione a Ventimiglia, palla dentro per Gentile, esce La Ferla, la palla è fuori. Clamorosa occasione sui piedi di Gentile. E il Motta con il suo numero 10 perde l'occasione di pareggiare all'ottavo minuto. Gentile rimane lì a fondo campo, adesso rientra e si rimane allora sullo 1-0 in favore dei locali del Gran Michele Calcio. Qualche problema invece al centrocampo per Daniele Malaspina nell'organico di mister Anfuso. E allora Malaspina si rialza, per il momento preso un colpo
Non corre, Daniele, sono poca manera. Dovrebbe essere sì, non si è in vantaggio. Buono, buono. Si accomoda a bordo campo in questo momento Daniele Malaspina, ha un problema al piede destro per il numero 11 del Gran Michele Calcio, si riprende però dall'invio di Alessio Laferla. Galatà ribatte nella metà campo avversaria, poi c'è un fallo su Aquino caricato da dietro. Punizione in favore del Gran Michele, con questa situazione migliorerebbe solo dal punto di vista del morale e non sarebbe già male in favore del Gran Michele Calcio. La situazione in classifica, 7 punti temporaneamente, rimane il penultimo posto in classifica. Intanto Murgo da terra prova a bloccare un pallone non avendo avuto il calcio di punizione, e dunque la Ferla per il Gran Michele. Situazione di sovrapposizione sulla destra per Murgo, che pensa al tiro ignorando il suggerimento per Anfuso, che si era scodato lì sulla destra. Tentativo estremamente generoso quello di Giacomo Murgo, conclusione abbondantemente sul fondo. Rinvio di Ronzivalle, in due sul pallone, arriva prima Occhi Pinti, palla a scavalcare anche Galatà che poi travolge Anfuso, ma l'interpretazione è praticamente opposta. Il fallo è stato dato al numero 11 Messina del Motta, che ha già battuto anche il calcio di punizione. Mezzo lo sguardo è Taibi, palla verso la porta di Laferla che può controllare con molta calma. Ma chi si la partita palla? Intanto il rinvio al limite, ma la spina non riesce a vendarsi su questo rinvio. Ne approfitta però il Motta sulla sinistra con Di Mauro, non passa il pallone, fa blocco Aquino, rimessa biancorossa per il Motta, che ovviamente accelera i ritmi nel tentativo di riportarsi la giusta via del pareggio. Situazione confusa, la scivolata di Occhi Pinti, esagerata la reazione del giocatore del Motta. Però Di Mauro ha preso questo buon calcio di punizione, però Occhi Pinti potrebbe arrivare il giallo. Aspettiamo la decisione di Causarano. Ancora problemi però per Di Mauro del Motta, dovrebbe essere lui il giocatore qui dalla tribuna a avere qualche problema. Ma basta mettere. Che? Que? Dai, facciamo. Ah, giocavo felino, Allora nel frattempo, data l'interruzione di gioco, ricordiamo la classifica di questo campionato in attesa di tutti i risultati di questa nona giornata. Pedara in testa 18 punti, inseguito dal Santa Croce 17, Ragusa 16, che devono ancora giocare. Massimiliana ferma a 15, poi nella zona mediana della classifica Mascalucia 13, Piano Tavola 13, Motta 12, San Paolo Solarino 9, Pachino 8, Campanarazzo 8, virtualmente Gran Michele Calcio a 7 e Castelli Iudica a 3, sempre in attesa delle gare del pomeriggio. Dunque penultimo posto che la squadra di Anfuso comunque manterrebbe in questo finale del 2018. Attenzione alla punizione però in favore del Motta, il destro completamente sulla barriera, si riprova però Messina a liberarsi, alla fine Murgo per l'uscita giallonera, chiede ai compagni di assisterlo, il pressing di Murgo su Bruno, esce Ronzivalle, pressa Murgo, si libera Ronzivalle che entra un attimo in difficoltà, alla fine con grande carattere mette però il movimento Gentile, il fischio dell'arbitro arriva alla fine, mentre intanto rientra in campo Di Mauro dopo il problema occorsogli. Attenzione però perché sulla panchina del Motta l'arbitro invita nuovamente a contenersi, richiamato in modo particolare l'allenatore Santagati e anche uno dei dirigenti della formazione ospite.
Mentre intanto ho raggiunto quasi il quarto d'ora di questo secondo tempo, per la precisione i minuti sono 59, 1-0 in favore del Gran Michele Calcio, il gol di Laferla a inizio ripresa sta decidendo in questo momento questo match numero 9 del campionato di seconda categoria, girone E. Mentre intanto riprendono i biancorossi a giocare sulla punizione di Messina. Buono il blocco di Occhipinti. Adesso il ritmo dei padroni di casa si è abbassato dopo il vantaggio. La formazione controlla il risultato. Occhipinti schiaccia il pallone in direzione di Murgo. Prende fallo, calcio di punizione. Murgo poi sbaglia l'esecuzione modica. Tentativo abbastanza furbo, ma l'arbitro si è accorto di tutto. E allora la punizione verrà giocata esattamente sul punto di battuta. Punizione lasciata a Danilo Anfuso, centrocampista acquisito dal Gran Michele Calcio, dal Bizzini, società di prima categoria. Palma riesce a imbottigliarsi nel traffico di maglie biancorosse, ma a gestire comunque il pallone il capitano giallonero, che chiede di scaricare all'indietro, trova Quino e allora palla di prima intenzione in profondità, buona la sponda di Ettaibi, un po' lunga, alla fine si lascia tradire dalla foga Manduca. Allora la rimessa è biancorossa. Di nuovo Manduca, stavolta il pallone resta in campo, è buona la giocata di Modica, ne beneficia Malaspina che col fisico e con l'altezza si impone su Galatà, che non scherza in quanto a capacità fisiche. Allora la Ferla, l'ultimo a toccare, mentre sulla panchina del Motta c'è movimento e l'arbitro stoppa il gioco per permettere la sostituzione del numero 4 Schembri, che è pronto a entrare in campo, quindi prima sostituzione per questo match, sedicesimo del secondo tempo. Rientra dunque Schembri, si accomoda ai box il numero 19 Tinnirello, quindi un cambio nel centrocampo del Motta nel tentativo di velocizzare la manovra offensiva verso il pareggio. Motta che, lo ricordiamo, è imbattuto da 4 gare prima di questa. Intanto sulla destra per il Motta prova a farsi spazio Gentile nel corridoio, chiuso però dall'intervento in copertura di Laferla. Gli esterni gialloneri in questo inedito 3-5-2 si abbassano da terzini aggiunti per coprire. Intanto prova Ventimiglia, limite l'area di rigore, scivola, non c'è contatto, c'è invece Modica che mette fuori il pallone, scivola anche Daniele Laferla, insiste però il Motta, palla tagliata verso l'area di rigore, lascia scorrere Aquino prendendosi un grande rischio, alla fine palla direttamente in out. Intanto la panchina del Motta chiede a gran voce il calcio d'angolo, ma la palla in realtà è uscita nettamente nell'out laterale. Anfuso riesce ad andare via, è entrato Schembri. Anfuso la tocca per Murgo, ma la spina era completamente solo in avanti. Adesso la raggiunge Murgo, grande palla per il numero 11, e finisce giù a proteggere il pallone. Alla fine Schembri cade nel tranello tessuto da Malaspina. Cattivo. Indicazioni per anche Tony Palma da parte della panchina del compagno Ivan Anfuso. Mentre pronto Tony Palma su questo sinistro, prova a liberarsi la Ferla, palla però che viene anticipata nettamente da Messina, poi la girata di Modica, l'uscita a vuoto di Ronzi Valle anticipato dai suoi compagni. Occhipinti riesce in qualche modo a non mettere nei guai i suoi compagni,
Bravo Vincenzo, bravo! La pressione di occhi pinti sulla destra, raddoppia il Gran Michele le sue marcature. Dando la palla, finisce in out, fallo laterale in favore dei gialloneri proprio sotto la panchina di casa del Gran Michele. La sponda di Malaspina al limite, palla intercettata, esiste però ancora Murgo. Anfuso cerca l'area di rigore, palla che è venuta via. Attenzione alla girata del Motta, il pavone qui poteva fare meglio su questa gestione. Direttamente palla a terra, Alessio Laferla che sfida l'attaccante avversario a rompere questo equilibrio. Alla fine va ancora occhi pinti a scavalcare l'avversario. Pressione su Bruno che si libera, anzi Messina che si libera di Malaspina. Alza il pressing il Gran Michele che però gira vuoto in questo caso. Se la cava il Motta con il lancio lungo di Etaibi. Attenzione sulla destra perché c'è una pericolosa sovrapposizione. Ventimiglia prova a approfittarne. Chiusura eroica del 2001. Marco Manduca. Mentre a bordo campo altro movimento pronto sulla panchina del Motta. Si tratta del numero 16. Sì, certo, figlio sta... Sio Anais. Certo, figlio sta una passa, dunque pronto a entrare in campo il numero 16 Enas. Finisce la partita del numero 17 Paone. Quindi viene inserito un attaccante nelle fila del Motta che riprende da rimessa laterale. Palla verso il centro dell'area giallonera, liberare di testa è stato Anfuso, Danilo Anfuso. Cerca l'area di rigore sulla rimessa il Motta, palla che si impenna, la manda fuori Anfuso. Attenzione al recupero di Murgo che quantomeno riesce a liberare direttamente dalla zona opposta, quindi si gioca sulla sinistra. Bruno sbaglia il controllo di Mauro per il Motta, rimessa in favore del Gran Michele. Mentre adesso si muove anche qualcosa sulla panchina di Anfuso, pronto a entrare Alessio Tornello alla sua seconda presenza con la maglia locale del Gran Michele Calcio. Finisce la partita di uno dei due Anfuso, Loris Anfuso in maglia giallonera, dunque Tornello numero 14 nelle file del Gran Michele Calcio, si sistema probabilmente sugli esterni. Palla pienamente scaraventata sulla recinzione, quindi ancora rimessa laterale in favore del Gran Michele Calcio. La palla lunga di Anfuso la controlla Bruno che mette via. Anfuso di testa poi sulle spalle di Schembri, la sporca Tornello, braccio largo per il numero 14 giallo nero appena entrato in campo e punizione per il Motta. Ha preso un colpo nello stacco di testa Anfuso. Tu ci giusto dire. Risultato ancora fermo intanto sullo 1-0 del Gran Michele Calcio, la rete segnata in questo momento da Daniele Laferla al terzo minuto di questo secondo tempo, sugli sviluppi di un calcio di punizione ribattuto a rete dallo stesso Laferla che aveva colpito la barriera sul suo tiro. Schembri, 1-2 buono con Enais, c'è un traversone che si perde però alla sinistra di Laferla che lascia comodamente sfilare sul fondo. Pronto a usufruire di questa rimessa. Dunque fa lungo Laferla, c'è una spinta commessa da Galatà richiamato dal proprio capitano.
Vai Marco, di Marco! Punizione giallo-nera con Danilo Anfuso. Ancora lui a calciare alle retrovie. Palla stoppata da Murgo e anche da Malaspina, che poi si libera per il sinistro. Si sono incrociati Murgo e Malaspina, alla fine numero 11 è andato al tiro, poi a conclusione abbondantemente sul fondo. Rimane metà di secondo tempo da disputare qui al comunale vassallo di Lico di Eubea. Per questa gara al momento darebbe al Gran Michele Calcio la seconda vittoria di una stagione fin qui abbastanza opaca. Il movimento anche di Modica fa gioco, però il Motta, Schembri con non troppa precisione verso il neontrato Enas, alla fine la recupera la Ferla. Dunque il rinvio di La Ferla, la stoppata di Galatà, colpo di testa di Anfuso, fallo stavolta commesso dal numero 8 del Gran Michele Calcio. Come potete capire, non ha gradito la difesa del Gran Michele, amministra però il Motta. Buona ancora la retroguardia giallonera, abbastanza compatta col rinvio di Anfuso. Non riesce a giocarla Malaspina, si disinteressano un attimo i giocatori gialloneri, prova a approfittarne allora con l'apertura Ettaibi, sbaglia Tornello, Schembri verso l'area di rigore, lo rimonta Aquino che poi mette il pallone tranquillamente in fallo laterale, ma il Motta rimane in posizione potenzialmente offensiva e palla al limite. Sbasso, messo fuori la palma, l'aggancio di Schembri che prova a giocarla. Murgo per Occhipinti, spinge in profondità, parte Malaspina, attenzione in accelerazione con la corte, arriva anche Occhipinti, Malaspina prova a giocarla, dentro per Occhipinti che sbaglia il tiro, ancora Occhipinti, Murgo! Sul fondo, l'intervento di Ronzivalle a negare il 2-0 del Gran Michele Calcio, pericolosa occasione al 26esimo di questa ripresa. Non è stato vero? Raddoppio sfiorato dal Gran Michele Calcio. State andando via. La tribuna era già esplosa, ma Ronzivalle ha compiuto un vero e proprio miracolo, tecnicamente parlando, su Giacomo Murgo, che adesso va a assicurarsi questo calcio d'angolo. Tutta in piedi la panchina giallonera. Attenzione perché è liberissimo Marco Manduca. Murgo, la palla va proprio verso di lui, Anfuso la alza e palla sulla traversa. E calcio d'angolo perché Ronzivalle l'ha toccata, quindi il Gran Michele rimane avanti dalla bandierina. Deviazione decisiva di Ronzivalle con un pallone insidioso che si stava abbassando. Una traiettoria campanile velenosissima. Lucido il portiere del Motta. Due interventi decisivi in questo frangente. Ancora dalla bandierina, stavolta Daniele Laferla. Il cross che gira, il colpo di testa tentato, ribattuto però da Schembri in maniera regolare. Attenzione sulla sinistra però al buono spunto da parte di Messina, anzi di Di Mauro, trattenuto nettamente da Modica. Fallo chiaramente tattico. Arriva la seconda ammonizione per il Gran Michele Calcio. Dopo quella di Anfuso al 17esimo del primo tempo, al 27esimo della ripresa Modica spende giustamente l'ammonizione per fermare l'ottima e pericolosa ripartenza di Di Mauro della retroguardia del Motta. Ah, non l'hanno avuto come l'abito, però so. Però se mi chiede, se l'hanno avuto, l'abito è dopo. Si riprende dalla punizione di Youssef Ettaibi per il Motta Calcio. La palla in profondità, sicuro di testa Tony Palma a ribatterla a centrocampo. Ancora una sponda nel sandwich Aquino, poi attenzione perché può liberarsi Nais che tira e la Ferla controlla questo pallone lasciandolo fluire sul fondo. Si alza dalla panchina intanto Cannizzo. Grazie.
Grazie signori, grazie. Pronta la seconda sostituzione di giornata delle fila del Gran Michele Calcio. Indicazioni di Ivan Anfuso e a lasciare il campo. C'è un po' di indecisione, ma alla fine dovrebbe essere Giacomo Murgo. E dunque entra Cannizzo al 28esimo del secondo tempo. Giacomo venduto! Giacomo venduto! Applausi comunque per Murgo, che poc'anzi ha avuto l'occasione per il raddoppio del Gran Michele, che sicuramente avrebbe dato un'altra inerzia a questo match che il Motta si sta sforzando, in cui senza troppo successo, di riaprire. Quarto d'ora delicato però da qui alla fine. Bruno si muove sulla sinistra della formazione ospite, il traversone di Di Mauro, il tuffo eroico di Tony Palma che sblocca pericolosamente la situazione. Palla ancora al limite, Aquino con intervento al limite della regolarità, se la cava il Gran Michele, che prova a uscire con Malaspina. Messina, arbitro ignora anche questo fallo di gamba tesa, ma intanto a centrocampo si lotta. Bruno col piattone a servire il pallone, la sponda per Gentile che prova a girarsi sulla sinistra, tutto solo Di Mauro, regolare, palla dentro, salvata la palma, poi il tiro al volo di Gentile che la spara sul fondo. Mentre intanto pericolo corso dalla retroguardia Gran Michelese, tiro al volo di Gentile che si è accomodato sul fondo. E adesso ufficialmente un quarto d'ora al termine, sul rinvio di Alessio Laferla, sempre 1-0 di misura il vantaggio del Gran Michele Calcio. Mentre intanto c'è stato fallo commesso da Gentile ai danni di Aquino. Punizione giallo-nera con Tony Palma a battezzare questo sinistro. Palla profonda, cerca di liberarsi ma la spina sulla testa indirizza molto bene per la Ferla, che aspetta di controllare il pallone al limite dell'area, arriva a girarsi occhi pinti, ancora da fuori la Ferla, palla verso la porta, diventa un tiro troppo morbido, però il pallone è alzato da Daniele Laferla. Attenzione al muro di Malaspina, l'arbitro è carica e viene anche ammonito Malaspina. Questo cartellino sembra abbastanza generoso da parte dell'arbitro Causarano. Ronzivalle aveva però rischiato qualcosa sul suo rinvio. Intervento di Malaspina giudicato irregolare. Ora pronto ad andare Ronzivalle, mentre c'è qualche problema a centrocampo per la Ferla. Interruzione per permettere alla Ferla di rialzarsi per un pestone preso al limite dell'area di rigore avversaria. Ne approfitta anche Santagati per le sue indicazioni. Finisce la partita di Daniele Laferla, inizia quella di Mammana, altra tegola nel centrocampo giallo-nero. Zoppica Laferla, che però stavolta il gol l'ha segnato, fin qui decisivo il rinvio di Ronzivalle. Cannizzo al volo, che si è sistemato sulla sinistra nel centrocampo disegnato da Anfuso. Tornello e poi Modica. Tra intanto c'è fallo in favore del Gran Michele Calcio. Rimasto solo Alessio Laferla nella metà campo del Gran Michele Calcio, mentre Palma prova ad andare verso l'area di rigore del Motta. Palla ancora lì, se la cava Enas.
alla fine la corte sul disimpegno, riesce a essere puntuale, di testa Manduca, la girata buona per Mammana che gioca il suo primo pallone, prova a saltare l'uomo, Mammana, giocata forse premiata, arriva però al raddoppio da parte di Messina che tuttavia porta a casa la rimessa dal fondo, ultimo tocco da parte di Mammana. È fulpetta! Mentre intanto c'è un cambio sulla panchina del Motta, terza sostituzione, è uscito il capitano Bruno, è entrato il numero 18 Gian Greco, Angelo Bruno, mentre intanto ha sbagliato il rinvio Ronzivalle, ne approfitta Malaspina, sulla destra si fa vedere Mammana, recuperato però dall'intervento di Emanuele Laporte. Intanto altro fischio contro, mentre ne approfitta il Motta, Palma prova a fermare in qualche modo il capitano del Motta Messina. Partita che si è improvvisamente accesa in questo finale abbastanza delicato, prendendo discussioni tra i due capitani, Palma e Messina da una parte e dall'altra. L'ultima decisione di Causarano non è passata inosservata a nessuno dei due giocatori. Si fa rispettare intanto Palma, che ha ancora qualcosa da dire al capitano avversario Messina. I due si sono scontrati in occasione di questo pallone uscito a bordo campo. Causarano cerca di usare la diplomazia per risolvere questa situazione, ovviamente la situazione è ancora tesa a 10 minuti dallo scadere, il risultato veramente di misura. Si riprende la rimessa di Mauro, arriva Mammana, altra rimessa contro ai biancorossi del Motta, invece la palla è a loro favore, palla al limite per il capitano, il nuovo capitano del Motta Messina, che chiede ancora una gamba tesa sull'intervento di Palma, fallo laterale per il Motta, la mette giù Di Mauro, il muro di Mammana, può uscire in contropiede Gran Michele con Malaspina, in due del Motta, alla fine Gian Greco sceglie la situazione peggiore. Arbitro che viene invitato da entrambe le parti, come è comprensibile, a darsi diverso nelle sue decisioni, ma intanto c'è un problema per Modica del Gran Michele. Alla fine con sportività Modica viene invitato a rialzarsi. Intanto ancora Messina e Palma sono a duello, la panchina giallonera invita il capitano del Gran Michele a contenere i toni. Modica di prima intenzione, Gian Greco schiaccia di testa il pallone, vincente per il pallone in profondità adesso della Motta, ancora Palma a farsi spazio su Messina, ancora la panchina giallonera a chiedere al direttore di gara di darsi diverso. Entra intanto Di Mauro in profondità, Aquino con forza di testa, Schembri, palla che continua a palleggiare senza un vincitore né vinti, arrivano Malaspina e Occhipinti per il Gran Michele Calcio, situazione adesso concitata, Mammana, palla girata in avanti, attenzione all'errore, è partito Malaspina, Ronzivalle con i piedi, ancora Ronzivalle che poi prende un colpo toccato in questo caso dall'attaccante giallo-nero, ma doveva anche essere retropassaggio, ma c'è qualche problema per Ronzivalle, gli attaccanti giallo-neri hanno provato a togliergli il pallone. Mentre la panchina giallo-nera
sollecita un'altra sostituzione. Si è alzato il numero 19, Cucuzza, uno degli allievi del Gran Michele Calcio, probabilmente pronto a dare un cambio ad Aquino, infatti in difesa probabilmente. Ancora però non ufficializzata la sostituzione, si rialza Ronzi Valle, che è stato toccato duro da Tornello nell'occasione, nella circostanza precedente. Mentre intanto rimane ancora a bordo campo Cucuzza, che completa le operazioni di riscaldamento. Prima convocazione quest'oggi per lui e Morello. Per il numero 19 però ci sarà probabilmente qualche minuto per esordire in prima squadra nelle file del Gran Michele Calcio. Attenzione intanto nello scontro di gioco, si accendono i toni, ma il giocatore che è rimasto imbrigliato a terra era Del Motta. Alla fine mischia confusa risolta a centrocampo. No. 5 minuti più eventuale recupero nel frattempo qui al comunale di Lico di Eubea per questo finale, amici e amiche di GranMichele.eu che ci seguite in diretta streaming. C'è un calcio di punizione ai 25 metri per il Motta Sant'Anastasia, o Motta Calcio per meglio dire. Situazione sempre di 1-0 per il Gran Michele. Palla morbida di Gentile, la mette fuori di testa Tony Palma, prova a uscire sulla fascia, il Gran Michele arriva Mammana, ha sprombattuto ma ha scortato bene la rimessa laterale di Mauro, che è pronto a batterla. La palla lunga verso l'area piccola, mette fuori di testa Marco Manduca. Poi ancora Di Mauro, di testa Mammana, insiste Di Mauro che poi prende un fallo da Mammana, ammonito Mammana. Fallo generoso al 41esimo di questo secondo tempo. Mentre intanto si accende un mischione ancora sul punto in cui è stato commesso il fallo. Stato ammonito intanto Gian Greco, in campo anche mister Santagati. Intanto l'ingresso in campo dello staff di entrambe le squadre probabilmente ha sanato questo breve momento di tensione. Entrato in campo anche Elio Anfuso per la panchina del Gran Michele. Si guadagnano però minuti in favore della squadra locale, che conduce ancora per 1-0. Mischia in area di rigore per il Motta, che ci proverà dal calcio di punizione di Gentile. Va bene, va? Movimento in area di rigore in cui ancora non arriva il pallone, arriva in questo momento, alla fine da fuori c'è lo schema, palla dentro e sbroglia Danilo Anfuso con un secco rinvio al lato, rimessa ancora biancorossa. Gentile, Di Mauro cerca il compagno Enas sulla parte opposta del campo, alla fine giallo nera con Anfuso che andrà dal fondo. Cambio! Cambio! Cambio!
Cambio sulla panchina giallo-nera. Cambio che avevamo preannunciato. Cucuzza è pronto a entrare a 2 minuti dallo scadere di questo match più eventuale recupero. Finisce la partita di Manduca, quindi cambio tra giovanissimi nella formazione giallo-nera. Attenzione perché il Motta manda in campo Giuseppe Vitanza in maglia numero 9. Dovrebbe essere il giocatore di esperienza del Motta Calcio, infatti va a sistemarsi in attacco. Tolto Ventimiglia, quindi dentro Vitanza. Sei. Sei minuti di recupero intanto, come probabilmente avrete capito, quindi gara che terminerà al 51esimo se tutto va bene. C'è una punizione in favore del Gran Michele. Pronto Tony Palma per questo calcio di punizione che permette di guadagnare qualche secondo in più alla retroguardia giallonera. Causarano si assicura che il pallone sia proprio sul punto e che è stato commesso il fallo e si riprende a giocare. Ancora Mammana che prova a farsi strada sulla destra. Insiste il Gran Michele con Tornello. Prova a recuperarlo Schembri. Accelera Tornello che entra verso l'area di rigore. Il cross basso su cui non arriva Malaspina. Potrebbe arrivare Cannizzo. Palla di nuovo dentro. Malaspina la manca due volte. Poi scivola Modica e riesce a uscire il Motta con Enas, recuperato da Cannizzo che spende il fallo. Già il cartellino Causarano, che infatti va ad ammonire Cannizzo considerandolo come fallo tattico che è andato a seguire una possibile ripartenza. Diventano adesso 4 gli ammoniti del Gran Michele Calcio. Attenzione anche qua sulle tribune del comunale di Lico di Obea, mentre va lunghissimo verso l'area del Gran Michele, rinvio di Ronzivalle, ma alla fine è fuori gioco. Sono partiti in anticipo i due attaccanti biancorossi. Ancora l'ombra. Esaurito il primo minuto di recupero. Ancora 5 minuti di sofferenza per i tifosi gialloneri qui a Licodia e per quelli che ci stanno seguendo in streaming. Tanto intervento su Anfuso, l'arbitro però fa giocare. Vitanza mette giù il pallone alla volta di Gentile, raddoppiato di marcatura, di testa rischia Cucuzza. Fallo però commesso su Gentile. Ci sono problemi per Anfuso del Gran Michele Calcio. Ci sono i vacanzi. Il 9. Si sistemano gli attaccanti del Motta per questo finale. Risultato di misura ancora in bilico, ma sono già 2.5 i minuti andati via in questo recupero molto lungo concesso dal signor Causarano di Ragusa per questo secondo tempo e questo finale di gara tra Gran Michele e Motta. 3 in barriera. Gentile, palla morbida, il colpo di testa, la deviazione sul secondo palo, prova a girarsi e Nasso la ferma, la blocca sulla linea. L'intervento provvidenziale di Alessio Laferla sulla girata di Enas, clamorosa occasione per il Motta, ma ancora una volta Laferla dimostra che è tornato un portiere per il Gran Michele Calcio. Occhi pitti, non ci arriva Tornello, gesto di stizza, rimessa per il Motta.
non ci arriva Gian Greco, allora ne approfitta il Gran Michele, 3 contro 2, ma la spina sul pallone, finisce giù Gian Greco, insiste per il Gran Michele, prova a sbucare Tornello, fuori gioco, gioco fermo, fuori gioco, fischiato con un fallo però a centrocampo che non era stato segnalato, qualche problema però su Gian Greco. Le ultimi 2 minuti qui a Lico di Eubea, il Gran Michele sta maturando la sua seconda vittoria stagionale su 9 partite. Risultato veramente in bilico. Adesso anche Ronzivalle chiede a Causarano di recuperare questa interruzione che porta via almeno un minuto e mezzo al Motta. Pippo, levati. Chiarimenti tra entrambe le squadre. I giocatori del Motta indispettiti forse da qualche gesto di stizza del campionato giallo-nero. Tanta attenzione, l'arbitro riporta la calma soprattutto con Gian Greco, che è stato coinvolto in questo fallo. Ronzivalle chiede di battere lui la punizione ai compagni. Motta in 10 perché Gian Greco è uscito a bordo campo dopo il colpo preso. Ronzivalle in profondità, palla lunga, finisce giù e prende calcio di punizione il centrocampista giallo-nero. Mentre intanto Modica protegge il calcio di punizione. Ha preso un colpo alla nuca Modica e questo è quello che lamenta. Va a palma lungo. Fischia! E la partita finisce qui. Urla liberatoria al comunale di Lico di Eubea. Protestano i giocatori del Motta, ma al 51esimo in punto il Gran Michele Calcio chiude la gara. I giocatori del Motta chiedevano di far rispettare il recupero. Causarano nella sua fiscalità l'ha chiusa al 51esimo e il Gran Michele l'ha chiusa 1-0 con la rete di Daniele Laferla. E dall'altro lato, nella porta giallorossa, Alessio Laferla invece ha fatto una delle sue parate. Il Gran Michele ritrova anche la rete inviolata grazie al suo numero 1 che è finalmente tornato a casa per svoltare questo campionato. Tensione ancora tra i giocatori del Motta e quelli del Gran Michele. Finale teso, ma la partita è già finita, quindi tutto quello che succede è fuori dal campo. Allora, standing ovation per i giocatori gialloneri sotto la tribuna del comunale. Ed eccoli qua, 11 leoni gialloneri. Gran Michele batte Motta 1-0, partita di sofferenza in questo secondo tempo. Noi vi ringraziamo amici di granmichele.eu, appuntamento a gennaio a questo punto con il campionato di seconda categoria. Un saluto da Luciano Simbolo e Santo Sembene alla parte tecnica, all'assistenza. Un saluto e alla prossima.